Questa mattina vi farò una overview sui temi principali di quella che è la priorità digitale della Commissione europea. Quindi vi prenderò in considerazione alcuni degli aspetti più strategici di questa programmazione e mi farò accompagnare in questo da alcune slides. In verità sono un po' di slides, alcune piene di testo che vi lascio per la vostra documentazione. Non le affronteremo tutte, ma vi daranno comunque una guida, in qualche modo la bussola che è questo strumento, la bussola digitale che la Commissione europea ha lanciato qualche giorno fa, è quella che in qualche modo vorrei interpretare questa mattina nella presentazione di questo tipo. Un'introduzione di scenario in cui ci muoviamo, come ha ricordato la dottoressa Clauser, noi adesso viviamo in una dimensione digitale che è stata accelerata dalla pandemia e che ha posto subito anche nel dibattito attuale dei temi di cui si parlava con maggiore in circoli più ristretti, ma che sono entrati prepotentemente nella vita di tutti i giorni. E quindi vi darò un quadro generale di quello che è oggi il mondo digitale, con alcuni elementi che caratterizzano questo processo. Poi una breve overview su da dove veniamo, cioè il Digital Single Market che è stato costruito dalla precedente commissione e che ha visto un impegno straordinario anche della direzione generale Connect, che ha lanciato più di 30 dossier che hanno costruito il mercato unico digitale, per il quale vi farò alcuni punti diciamo, di approfondimento. Ci fermiamo sullo stato attuale della strategia dei dati dell'Unione Europea e poi dei temi che sono molto legati alle tecnologie legate a questa strategia europea dei dati, che sono l'intelligenza artificiale, il 5G, l'IoT, la cyber security. Ecco, sono tutta una serie di termini che io ho introdotto nella mia presentazione, per i quali sarà utile avere una certa frequentazione, quindi cercherò di spiegarvi alcuni acronimi che spesso sentite. E poi chiuderò con un programma, che è il programma Digital Europe, che nell'ambito della programmazione 21-27 è il primo programma totalmente focalizzato sui temi digitali e su una strategia che è stato accennato, è il Digital Compass, il Digital Decade. Il 9 marzo la Commissione europea ha preparato la strada, la roadmap per il 2030, per l'Unione europea. E come vedete, per riallacciarmi anche all'intervento che ha fatto la mia collega non per la transizione digitale, ma per la transizione ecologica, la collega Francesca Cigarini, anche nel settore digitale vi è una roadmap per il 2030. Ecco, il punto di partenza è questo, vorrei darvi, immaginiamoci la Commissione europea come un treno che corre su due binari. Il primo binario è la trasformazione ecologica, il Green Deal. E il secondo binario è la trasformazione digitale. Queste sono le due grandi strategie che hanno un obiettivo fondamentale, cioè la crescita economica, la ripresa, la resilienza che si dovrà raggiungere nei prossimi anni e che ha un motore, questo treno, il motore è dato dagli investimenti. Questi investimenti che nascono da Next Generation EU, come per così dire un motore ulteriore, e il quadro in cui dovrà muoversi è il quadro finanziario 2021-2027. Quindi partiamo da questa immagine, se vogliamo, e cerchiamo di capire qual è lo scenario attuale. Lo scenario attuale è molto sinteticamente lo scenario in cui le tecnologie dell'informazione e della comunicazione sono ormai diventate pervasive. Noi siamo immersi nei dati. Viviamo nei dati e siamo anche in qualche modo trasformati in dati nella misura in cui interagiamo con il nostro avatar digitale, che è quello che poi ci profila e ci costruiamo nel mondo digitale, che è fatto dei nostri dati personali, è fatto anche delle nostre azioni nei confronti
di questa realtà. La trasformazione digitale è questa condizione nuova che molti ormai studiosi, molti professori, diciamo, anche esperti hanno definito ormai un cambiamento antropologico dell'uomo. Viviamo in una condizione che un famoso filosofo ha definito di on life, cioè siamo un mix di vita offline e di vita online. Non viviamo totalmente nell'online, ma non viviamo ormai più totalmente nell'offline. Siamo in una condizione mixata, siamo all'inizio di questo processo in cui i dati entrano e diventano parte della nostra vita quotidiana. E questa è la continua espansione dei dati, quelli che noi sentiamo appunto con l'espressione big data, questa continua crescita, questa crescita esponenziale di masse di dati che vengono prodotte costantemente, non soltanto da noi indirettamente o direttamente. Noi utilizziamo innanzitutto alcuni device perché questi dati si realizzano. Il primo è il nostro telefonino che accumula costantemente dati e li trasforma. Poi ve ne sono tanti altri. Cosa comporta questo? L'aumento dei device. Avete sentito parlare della IoT, le Internet of Things, l'internet delle cose, l'insieme dei device che dialogano tra loro. E quindi da quelli appunto per eccellenza il telefonino che dialoga, entra lo smartphone in internet e quindi con il quale noi interagiamo, ma sempre di più le auto producono dati che sono legati alla guida e vengono anche inviati alle case madri, la domotica, ormai nelle nostre case ci sono sempre più device che interagiscono con noi e che si collegano. E così via, ci sono device medici, ci sono device legati anche alla creazione di reti di imprese. Ecco, in tutto questo un elemento di accelerazione sarà il 5G. Il 5G che permetterà connessioni tra tutti questi device ad altissima velocità, con tempi di latenza molto bassi. Che significa questo? In sintesi viene detto, voi sentirete parlare, il 5G cambierà il mondo. 5G cambierà il mondo perché? Perché consentirà l'interconnessione di tutti questi device e la creazione di nuove tecnologie. Il 5G è una di quelle che si chiama tecnologie abilitanti, cioè abilitano altre tecnologie. E in che senso? Perché il 5G non è soltanto la possibilità di scaricare molto velocemente film in streaming invece di 10 secondi in un secondo. Il valore aggiunto del 5G non è questo. Il 5G ha una caratteristica, ne sentirete sempre più parlare, di avere dei tempi di latenza nella risposta tra, tra due device ridotti quasi a zero. Quindi significa che è possibile mantenere in costante collegamento una grande quantità di device e quindi una grande quantità di microprocessori, di sensori. Questo consentirà l'attuazione di tante tecnologie che oggi vediamo in forma primitiva, ma che miglioreranno di fatto tantissimi settori della vita di noi cittadini, della vita economica. Ne affronteremo questi aspetti, sia gli aspetti positivi che ovviamente anche alcuni aspetti che preoccupano i cittadini. Ne parleremo quando affronteremo il tema dell'intelligenza artificiale. Però ecco, teniamo conto di questi che sono i fattori di contesto. La trasformazione digitale sarà assoluta. Nei prossimi anni una crescita esponenziale anche dei fruitori, dei frequentatori di internet, dei dispositivi IoT dell'intervento del 5G. Quindi nei vari settori dell'economia. La diffusione degli algoritmi per l'intelligenza artificiale è legata a questo processo. Perché si sente tanto parlare di intelligenza artificiale in questi tempi? Negli ultimi anni, gli algoritmi per l'intelligenza artificiale nascono già da decenni. Forse uno dei primi
creatori di questa intelligenza, del sistema di algoritmi che noi chiamiamo adesso intelligenza artificiale, fu Alan Turing, che lavorò in questo processo. Ma quello che oggi è importante sottolineare è che questa tecnologia si sta diffondendo velocemente con grandi e positivi risultati grazie al fatto che questa massa di dati è molto utile per gli algoritmi. Gli algoritmi per l'intelligenza artificiale hanno bisogno di dati, si nutrono di dati, e quanti più dati hanno, migliori risultati riescono a dare. Un caso classico, ve ne farò varie quando parleremo di intelligenza artificiale, è nel campo delle previsioni mediche. L'intelligenza artificiale sta funzionando molto bene grazie al fatto che un algoritmo che è allenato a leggere centinaia, migliaia, decine di migliaia di tipologie di specifiche malattie o specifiche condizioni cliniche, accelera, fornisce un aiuto molto positivo in questo caso al medico, che non ha materialmente il tempo di avere nei suoi anni di studio questa capacità di apprendimento. Quindi ci sono settori in cui davvero l'intelligenza artificiale aiuta e favorisce positivamente l'intervento, l'azione umana. Ne parleremo quando più in là. Quindi l'internet delle cose però si collega alle cosiddette infrastrutture critiche. Abbiamo visto da un lato questo sistema, ma questo sistema è fatto anche di infrastrutture critiche. Infrastrutture critiche sono quell'insieme di società, strutture pubbliche che gestiscono, che sono guidate anche dai dati, ma che gestiscono servizi di grande rilevanza. Pensate ai servizi media, appunto, alle telecomunicazioni, ai trasporti, pensate ai sistemi bancari, pensate all'insieme dei servizi energetici. E ora, ormai anche questi servizi possono essere guidati, sono guidati ovviamente dai dati, sono anche guidati da remoto, e sono però questi anche sottoposti a possibili attacchi. Ecco il tema del cyber risk, della cyber security, che è molto rilevante, perché in qualche modo chiude questo processo. Cioè, tutti questi dati che noi produciamo, che noi realizziamo, di cui si servono varie strutture, sono costantemente sotto attacco, costantemente, non occasionalmente. E quindi è necessario anche rafforzare tutta una serie di sistemi di cyber security, non soltanto per le grandi infrastrutture, ma come vedremo anche per le piccole strutture, anche per le piccole imprese, e in verità anche per la nostra comunità digitale. L'interesse a essere, ad avere una conoscenza della sicurezza informatica è oramai non più rinviabile. Brevemente, che cos'è il rischio cibernetico? Si caratterizza per delle azioni specifiche, cioè azioni ostili nei confronti di un dispositivo o quanto hardware o del codice, quindi del software, che porti a ottenere un indebito accesso ai dati, e quindi inserisco per ottenerne in maniera illegale dei dati, oppure ne comprometto l'integrità, ovvero ne interrompo proprio l'operatività. Questi tre termini, confidentiality, integrity, availability, hanno un uso molto comune nel sistema della cyber security. Quando un sistema viene attaccato e la finalità è questa, è un attacco ostile che comporta una serie di conseguenze, di reazioni che dovranno essere tenute presenti. Vi ho dato quindi una serie di elementi in cui noi ci muoviamo. Il mondo in cui ci muoviamo è un mondo, appunto, nel quale misto offline e online, in cui abbiamo una serie di dati che produciamo noi, dati che sono realizzati anche da grandi aziende, dati che vanno poi gestiti, ma dati che vanno anche tutelati e anche protetti. Allora, nella seconda parte di questa mia presentazione volevo soffermarmi molto velocemente sull'aspetto riguardante il mercato unico digitale, perché la Commissione europea
vuole valorizzare al massimo questa, l'insieme di tutto questo processo, valorizzato nei confronti dei cittadini, nei confronti delle imprese e nei confronti anche degli stati membri. È stata una delle grandi attività proprio della Commissione europea nella precedente tornata, avviare tutta una serie di azioni che costruissero il mercato unico digitale e più precisamente nel 2015 con la Commissione Juncker si cominciò a lavorare per impegnarsi per rinnovare il mercato unico digitale e quindi affiancare alla libera circolazione di merci, servizi, persone, capitali, anche i dati, perché i dati circolano, i dati vanno anche resi leggibili da vari soggetti e quindi fornire il modo più semplice per accedere a questi dati e anche ai servizi che, online che ne possono che vengono offerti indipendentemente da dove si provengono. Il mercato unico digitale si è reso sempre più necessario a causa della frammentazione dei sistemi legislativi nei vari paesi. Noi abbiamo una serie di legislazioni, lo vedremo. Ogni paese ha cercato in qualche modo di organizzarsi, ma la estrema diffusione di questi dati rende necessario una gestione europea, una dimensione europea dei dati. Questo è un elemento che si è maturato negli ultimi anni in maniera molto più, ancora più evidente. Le tecnologie, appunto, cambieranno. Come ricordo sempre, da qui ai prossimi 10 anni nasceranno lavori che oggi non sappiamo ancora immaginare. Dobbiamo preparare anche a questo cambiamento sociale che si sta prefigurando. Bisogna accompagnare e preparare in maniera adeguata anche la formazione dei cittadini a queste tecnologie. Per questo il mercato unico digitale ha posto 3 fondamentali pilastri. Cerchiamo di migliorare, ha detto la Commissione europea, l'accesso ai beni e ai servizi digitali, ad esempio rimuovendo le barriere che riguardavano l'e-commerce, cercando di favorire al meglio una serie di, soprattutto di piccole imprese, creare ambienti dove i network e i servizi digitali possano prosperare, in cui cioè si creino ambienti sicuri, e poi favorire il digitale come motore per la crescita. 15 anni fa, 20 anni fa, un famoso scienziato disse: i dati sono il nuovo petrolio, quindi non soltanto basta raccoglierlo, ma si valorizza scambiando questi dati. Allora, quali sono queste tecnologie? Queste tecnologie, adesso vi ho messo qui una serie di tecnologie, è un po' un alfabeto che dovete cominciare per così dire, a frequentare. Un punto da cui vorrei partire è che l'Unione Europea ha posto nell'ambito legislativo queste tecnologie, che sono quindi disciplinate, regolamentate, in base a un principio fondamentale, cioè devono essere al servizio dell'uomo. Questo è un punto fondamentale. Una serie di documenti che adesso vi farò vedere o di tecnologie che si stanno costruendo sono fondate sui valori europei, quindi la libertà di espressione, la dignità umana, i temi che sono alla base della Carta dei diritti fondamentali. Ecco, questo è così dire la linea guida fondamentale di tutta la legislazione europea in materia digitale. E poi vi farò vedere i vari esempi. Però sappiate che l'approccio europeo al digitale è di tipo antropocentrico, cioè dobbiamo valorizzare, deve essere al servizio dell'uomo, non contro l'uomo. Qui vi ho messo in evidenza le principali tecnologie, quindi le competenze digitali. Abbiamo bisogno di migliorare le competenze digitali perché nasceranno tantissime professioni digitali. Dobbiamo porre una base per l'etica dell'intelligenza artificiale. Abbiamo bisogno di storage, di magazzini di dati, il cloud, il computing. Abbiamo necessità di avere connettività, sia fibra, banda larga,
che è il 5G. Abbiamo bisogno di mettere in sicurezza i nostri dati, sistemi che siano protetti sia a livello privato che a livello pubblico. Io non voglio che i miei dati, voglio sapere come i miei dati anche pubblicamente siano gestiti e che non siano attaccati. E poi infine dobbiamo costruire sempre più macchine che sappiano elaborare questi dati. Quindi i computer, i super computer, high performing computing, e preparare l'avvio da qui a qualche anno, al 2030, del quantum computing, cioè delle tecnologie quantistiche. Poi vi spiegherò, sarà un'ultima mia slide, qual è proprio davvero l'orizzonte al quale noi ci dobbiamo muovere, cioè le tecnologie quantistiche che davvero cambieranno definitivamente il mondo. E per fare questo abbiamo bisogno di un mercato unico in cui le aziende possano competere a parità di condizioni, possano sviluppare i propri beni, i propri servizi nei confronti dei consumatori. E quindi è necessario avere una disciplina dei dati, è necessario avere una disciplina delle piattaforme, delle grandi piattaforme, YouTube, Google, Amazon, per fare dei nomi di grandi piattaforme, vanno disciplinate in un certo modo quando sono in Europa. Questa è una caratteristica che abbiamo solo noi nel mondo, cioè di aver avviato una serie di norme sulle piattaforme quando esse sono, diciamo, sviluppano beni e servizi in Europa. Abbiamo realizzato una serie di leggi, diciamo, di norme sulla proprietà intellettuale, sul copyright, e sulle start-up, e quindi abbiamo una serie di strumenti che sono a favore delle imprese. E allo stesso tempo abbiamo messo in atto una serie di azioni che migliorino e per cui i valori democratici, i diritti fondamentali della nostra economia siano rispettati. Quindi nel nostro sistema, nel sistema europeo, noi abbiamo messo in campo una serie di azioni per combattere la disinformazione, per favorire la cultura digitale, la sicurezza dei dati, la sanità online, per favorire anche l'accesso delle donne, sempre più donne, nell'ICT e quant'altro. Queste sono alcune azioni che vi elenco davvero molto sinteticamente, su cui la Commissione europea, l'Unione europea e tutti gli Stati membri stanno lavorando, hanno lavorato e continueranno a lavorare sempre di più nei prossimi anni, non soltanto in questa dimensione europea, ma anche come esempio nel mondo, come punto di riferimento nello scenario mondiale, perché sulle tecnologie digitali si giocherà la competizione, si sta giocando la competizione geopolitica di tutti dei paesi. Questo ve lo spiegherò sempre più avanti, ma già voi sentite parlare dell'approccio che hanno certi grandi player su questi temi rispetto ad altri paesi in materia. Qui un semplice elenco, perdonatemi, ma è utile, degli strumenti normativi europei che quindi tra il 2015 e il 2019 sono stati posti in essere per costruire il mercato unico secondo principi legati alla key community, si direbbe, proprio al diritto dell'Unione Europea, principi fondati sui valori che sono sintetizzati nella Carta dei diritti fondamentali. Questa è la nostra caratteristica e su questo noi non possiamo deflettere. Su questo non possiamo deflettere. Allora, Presidente von der Leyen nel 2019 in verità definisce le sue linee politiche per il 2020 e il 2024. Queste già lo sapete. Nel 2020 la Presidente von der Leyen, quindi siamo nella nuova Commissione, lancia l'idea di rendere l'Europa pronta all'era digitale e dunque di attivare un processo che fosse, per così dire, comprisse tutte queste aree che velocemente vi ho elencato e reso così un elenco un po' didascalico come era necessario. Il 16 settembre dell'anno scorso
lancia questa, una serie di temi fondamentali, in cui dice la Commissione europea dovrà soffermarsi su tre grandi aree: i dati, le tecnologie e le infrastrutture. E quando si parla di questo, innanzitutto l'Europa ha necessità di costruire un proprio cloud europeo. Noi abbiamo bisogno di avere un luogo dove i dati siano tenuti secondo questi principi. Voi dite, vabbè, ma perché? Dove sono questi dati? Beh, la gran parte dei dati, come forse voi saprete, dei dati anche nostri privati, sono detenuti da compagnie private non europee, specie quelle legate ai, diciamo, a questi prodotti, che sono negli Stati Uniti, ad esempio, o sono in Cina. Questo significa che i dati noi accettiamo, abbiamo dato il nostro consenso che vengano poi non soltanto immagazzinati, tenuti da parte, ma anche elaborati da società private, anche a volte i nostri dati pubblici. Questo non è, diciamo, non è praticabile più, e quindi l'Europa deve gestire i propri dati, soprattutto dei propri cittadini. Un altro tema fondamentale è l'intelligenza artificiale. Come vi ho detto, l'impatto è pervasivo ed è costante, ed è un processo che sta avendo dei ottimi risultati in certi campi, ma sta preoccupando altri settori. E quindi bisogna porre dei limiti all'intelligenza artificiale, tant'è che la Commissione europea ha appunto proprio nel 2020 definito un spazio europeo per un libro bianco per l'intelligenza artificiale che ponesse l'etica e la fiducia nei confronti dell'intelligenza artificiale come uno dei pilastri su cui definire le nostre politiche. E infine poi avere un'identità europea sicura. Noi abbiamo necessità di definire il nostro profilo online, quello che è il nostro gemello digitale. Voi sapete che nel sistema dello spazio digitale europeo noi accumuliamo dati, e questi dati sono costantemente elaborati da algoritmi che ci profilano, come viene detto a volte con un po', diciamo, con un'espressione un po' eccessiva. Chi vi conosce meglio di tutti è Google, o è il motore di ricerca dove voi fate un certo tipo di ricerche, sa cosa vi piace, sa che tipo di film seguite, dove andate, eccetera, eccetera. Tutto questo va definito meglio e va messo in una identità elettronica europea sicura, ne parleremo più avanti. E poi le infrastrutture, la banda larga è fondamentale, lo vediamo adesso, è il primo tema di tutti anche i ministri, una delle prime azioni del nuovo ministro per il digitale, il ministro Colao, parlo per l'Italia, abbiamo bisogno di raggiungere tutti i cittadini con più banda larga. Abbiamo anche bisogno di definire meglio l'espansione del 5G e poi in prospettiva del 6G e prepararci alla creazione di un supercomputer europeo che non abbiamo. Tra i primi 10 grandi paesi del mondo non c'è l'Europa che ha un supercomputer europeo che prepari poi la strada al computer quantistico. Allora, la strategia europea dei dati si fonda su questo sistema, e su questo si innesta il libro bianco sull'intelligenza artificiale, che è un po' la traduzione, ve l'ho detto, a livello europeo, del modello di intelligenza artificiale che noi vogliamo raggiungere. Questo approccio europeo passa in verità in tutti i sistemi. Questo è il punto su cui l'Europa si distingue da altri paesi. E lo vedremo fra un po'. La strategia europea in materia di dati ovviamente mira a far sì che l'Unione Europea utilizzi questi dati in maniera tale da esserne da fruirne, consentire questi dati di circolare liberamente, di essere utilizzati anche liberamente. Quando parliamo di dati, a cosa ci riferiamo? Queste sono alcune previsioni che fa la Commissione Europea
c'è un aumento costante da qui al 2025 della quantità di dati che vengono prodotti. Questi dati hanno un valore economico, un valore che è stato quantificato da qui al 2025, questa cifra rilevante. Il numero di professionisti che attualmente è insomma, poco, insomma, sui 6-7 milioni arriverà a 10 milioni, oltre 10 milioni nel 2025, ma si prevede la necessità di specialisti nell'ICT sino a 20 milioni nel 2030. E per ora abbiamo nel 2018 la popolazione dotata di competenze digitali di base era intorno al 57%, dobbiamo portarla al 65% per arrivare poi in verità nel 2030 ad avere l'80% almeno dei cittadini che abbiano competenze digitali di base. Dunque un mercato unico per i dati, sempre più utile per le imprese anche, perché le imprese possono avere necessità di raccogliere dati anche da altre parti dell'Unione Europea e scambiarle. Questa economia di dati consentirà, deve essere gestita attraverso norme chiare e devono essere appunto dati condivisi in cloud, in una serie di cloud che abbiano dei criteri europei. Qui ci sono una serie di esempi di come i dati industriali possono essere utilizzati. Ve ne leggo alcuni. Motori a reazione, oggi dotati di sensori, raccolgono e trasmettono dati per garantire un funzionamento efficiente. Un aereo che ha tanti più dati può dare il controllo, può far risparmiare nella rotta e nel carburante, ovviamente, il proprio veicolo. Le centrali eoliche che utilizzano dati industriali per ridurre l'impatto visivo e ottimizzare l'energia eolica. I sistemi di navigazione in tempo reale che consentono di aggirare il traffico risparmiando sino a svariate centinaia di milioni di ore di lavoro e anche di costo di lavoro. Le notifiche in tempo reale dei ritardi ferroviari possono far risparmiare tempo e quindi denaro. E poi la migliore allocazione delle risorse in materia di lotta alla malaria, ma anche di lotta alle pandemie, potrà far risparmiare in spese sanitarie a livello mondiale. Dunque, per questo, uno dei grandi risultati, cioè risultati, una proposta della Commissione europea di un Data Governance Act, un atto che gestisca la governance dei dati. È una proposta che è poi novembre del 2020, che ha il compito di promuovere la disponibilità di dati da utilizzare e la fiducia da parte dei cittadini e degli intermediari. Tutto questo ha anche una necessità, cioè quello di rendere questo l'Europa tecnologicamente autonoma. La sovranità tecnologica è oggi uno degli anche grandi temi di cui sentite parlare. Ci stiamo rendendo conto drammaticamente di non avere una sovranità sui vaccini, per fare un drammatico riferimento alla vita di questi giorni. Non abbiamo, ci siamo resi conto, non abbiamo produzioni autonome, dipendiamo da altri paesi. La cosa grave è, diciamo, noi purtroppo dipendiamo anche per gli aspetti tecnologici, non soltanto per quanto riguarda l'hardware. Non solo per il software, ma anche per l'hardware, e in prospettiva, poi vi dirò, in particolare per i microprocessori. Cioè, l'Europa non ha grandi aziende che producono microprocessori, questo significa che noi dipendiamo da altri grandi player mondiali. E poi quello che è utile è che in tutto questo ci sia una maggiore collaborazione fra gli stati per la cyber security, perché ormai gli attacchi cyber prescindono dai paesi e purtroppo sono condotti anche con una tale forza e violenza per cui è necessario, per così dire, creare uno scudo europeo per le imprese e per gli stati europei. E quindi è necessaria una revisione di questa direttiva che è molto importante ed è in corso d'opera, la direttiva che disciplina proprio i sistemi di informazione europei. Ovviamente tutto questo anche un obiettivo. Noi dobbiamo rafforzare la base industriale
strategica dei dati europei e quindi favorire l'accesso, la gestione, la commercializzazione, la diffusione di questi dati. Ci siamo sino ad ora? Ho fatto una lunga, ma insomma, per partire. Adesso fermiamoci su questo punto, che è la quarta parte sull'intelligenza artificiale, di cui vi ho fatto già delle premesse. Vi farò ovviamente dei cenni in questa presentazione. Innanzitutto, perché è importante l'intelligenza artificiale? Perché è come sta all'IoT, all'internet delle cose, ai device, come l'intelletto sta al corpo umano, e in qualche modo diventerà, è diventato una sorta di intelligenza che guiderà i device, guiderà le strutture. E grazie anche alla maggiore potenza di calcolo che si sta realizzando, grazie ai supercomputer, sta dando risultati, ripeto, molto positivi in vari settori, il settore della salute, delle predizioni ovviamente della salute, la gestione di alcune malattie, l'automotive, la guida delle auto senza la guida autonoma delle auto, nel settore agricolo l'intelligenza artificiale applicata ai droni consente di rilevare dall'alto la quantità di pesticidi o meno che in certe coltivazioni sono rilevabili attraverso degli infrarossi, e il drone fotografa e dice dove si deve intervenire, quando, in che momento. Per le smart cities, l'intelligenza artificiale applicata all'insieme delle interconnessioni di una città può fornire lo stato di salute di una città. Pensate, questo già è in alcune città molto all'avanguardia, si è realizzato. Singapore ha una sorta di cruscotto per cui gli amministratori di Singapore sanno quanto in quel momento non soltanto inquinamento c'è, quanto traffico c'è, ma anche capiscono da una serie di dati il livello di benessere dei cittadini, perché vengono raccolti dati in maniera costante e per così dire immediata. Consentirà anche l'intelligenza artificiale per sviluppare alcune tecnologie su quali non ci dedicheremo, come la blockchain e sui registri distribuiti, e poi anche la capacità di predire molto legato ai cosiddetti sistemi anche di cyber. Il futuro dei controlli in materia di cyber security sarà affidata a sistemi di intelligenza artificiale, in cui appunto gli algoritmi hanno la possibilità di lavorare molto velocemente, perché appunto funziona bene. L'intelligenza artificiale aiuta oggettivamente la comprensione di eventi, fornisce molti più dati e li elabora secondo dei criteri. Consente di comprendere la complessità dei contenuti, di apprendere dall'esperienza, abilita anche rapporti tra l'uomo e la macchina, e in questo senso l'estensicazione dell'intelligenza artificiale verso la robotica, può dare soluzioni, quindi giunge a delle conclusioni, fornisce delle soluzioni e quindi per certi aspetti aumenta le performance cognitive dell'uomo. Le cose più basiche, chiaramente, pensate al calcolo, che ovviamente ormai è fornito da lui. Come vi ho detto, l'intelligenza artificiale si nutre di big data e quindi grazie ai tanti dati riesce a essere sempre più efficace, ma per questo ha bisogno di calcolatori. L'Europa ha deciso di investire 1 miliardo di euro nel high performing computing. Voi saprete che il supercomputer europeo è a Bologna, è stato definito e si sta già costruendo a Bologna, sarà il calcolatore più veloce al mondo, che è l'infrastruttura scientifica per ora su cui c'è il più grande investimento dell'Unione Europea in questo momento. Questo significherà che a Bologna e comunque attorno al centro Cineca, dove è stato messo si sta costruendo il supercomputer, nascerà un ambiente, un ecosistema, un cluster di ulteriori società, studiosi che potranno interagire con e per così dire anche utilizzare la potenza di calcolo del supercalcolatore.
Ovviamente questa mole di dati generati dall'umanità è destrutturata e per questo uno dei vantaggi dell'intelligenza artificiale è di poter raccogliere enormi quantità di dati e poter rispondere ai problemi la cui soluzione è a volte è difficile se non si ha una visione complessa e completa di vari dati. Allora, il futuro dell'intelligenza artificiale. Io vi ho messo questa foto perché è un evento che si è tenuto a febbraio 2020 al quale ho partecipato. Sono stato invitato. È stato presentato un documento sull'etica tecnologica e l'intelligenza artificiale. Questo è un tema che ovviamente è stato preso da un certo profilo, cioè dal tema dell'interesse della Chiesa su questi temi, ma è un tema che riguarda di fatto anche la vita di noi tutti. Insomma, l'intelligenza artificiale ha un straordinario impatto sulla vita dei cittadini e quindi va definito che significa gestirne gli algoritmi, qual è l'etica di questi algoritmi, come verranno costruiti questi algoritmi, perché saranno anche utili per definire una serie di diagnosi. E quindi l'Unione Europea ha definito una sua strategia, che è una strategia che vi presenterò brevemente, in cui brevemente al canale della diffusione dei temi legati alla diffusione tecnologica dell'intelligenza artificiale è necessario un approccio etico che quindi consenta all'algoritmo di fare riferimento a principi come il rispetto della persona, la libertà di parola, il diritto alla vita privata, la protezione dei dati personali, la mancanza di un pregiudizio nei confronti di altri soggetti. Per questo è stato avviato un processo in cui la Commissione europea ha definito un gruppo di esperti legati all'etica per l'intelligenza artificiale e la nuova commissaria europea Maria Gabriel ha definito appunto ha detto che noi dobbiamo dare un'attuazione concreta ai requisiti etici dell'intelligenza artificiale e promuovere una discussione internazionale su un'intelligenza artificiale di tipo antropocentrico. Perché questo tema? Ve lo spiegherò a breve. Qui vi lascio i 7 elementi fondamentali per cui l'Unione Europea definisce etica un modello di intelligenza artificiale. Non possiamo approfondirla, però vi dico soltanto che per la Commissione Europea, per l'Unione Europea, un'intelligenza artificiale deve avere sempre una sorveglianza umana, cioè non ci può essere un sistema totalmente autonomo senza un livello di o prima o durante o dopo in cui vi sia un essere umano. I dati devono essere raccolti in maniera sicura, robusti, si dice proprio così, perché non devono contenere errori. Tutta la fase di costruzione dell'intelligenza artificiale devono essere riservati perché i cittadini dovrebbero sapere se possono avere accesso a questi dati per sapere che cosa se ne fa. Pensate anche ai dati medici. Io posso decidere di condividere la mia cartella clinica perché per motivi scientifici il mio caso, insieme a tanti altri, può aiutare la soluzione di problemi legati a quella malattia. La trasparenza, quindi si deve capire la tracciabilità dei dati, la non discriminazione, i sistemi di intelligenza artificiale dovrebbero tener conto una serie di differenze tra gli esseri umani legati alla razza, differenze che sono quindi legate anche al sesso e alle tipologie, al luogo dove essi vivono. È un tema fondamentale questo che oggi lo trovate sulla prima pagina di Repubblica di oggi, c'è un intero articolo sui problemi riguardanti il riconoscimento facciale e i pregiudizi che le macchine di intelligenza artificiale possono avere se nella loro costruzione dell'algoritmo sono stati messi soltanto certe tipologie di esseri umani, bianchi, fatti che lavorano in un certo settore e che hanno un certo tipo di attività,
e che questo può rappresentare una sorta di pregiudizio nei confronti di riconoscimenti facciali in caso di reati, lo spiegherò meglio più avanti. Benessere sociale, ovviamente i sistemi di intelligenza artificiale devono essere a favore della società, accrescere anche la sostenibilità e la responsabilità ecologica, e dovrebbero essere previsti meccanismi che garantiscono la responsabilità dei sistemi di intelligenza artificiale. Se una macchina a guida autonoma compie un incidente, di chi è la responsabilità nel caso prenda sotto, per così dire, il pedone? Del produttore della macchina, di chi ha scritto l'algoritmo, di chi comunque è proprietario della macchina? Ecco, sono temi su cui si stanno, diciamo, scervellando e ci si sta dedicando in questo periodo. Vengo a concludere questo tema. I leader mondiali dell'intelligenza artificiale. Al centro vediamo l'Europa tra Stati Uniti e Cina. Gli Stati Uniti, che modello di intelligenza artificiale hanno sviluppato? Un modello fondato sulle big tech companies, sulle grandi compagnie, che i nomi li potete immaginare, sui quali vengono investiti miliardi, decine di miliardi di dollari, e per cui vi è un modello di intelligenza artificiale basata su investimenti privati molto ben definito, quindi in cui anche un ruolo molto forte ce l'ha il mondo della difesa negli Stati Uniti. In Cina vi sono investimenti ancora più rilevanti. La Cina si è dato l'obiettivo di diventare leader mondiale dell'intelligenza artificiale entro il 2030, con investimenti ingenti, pubblici in questo caso, e puntando anche su alcune tipologie di intelligenza artificiale, quelle soprattutto che si occupano di riconoscimento facciale. Poi vedremo il motivo, che sono il motivo purtroppo legato anche alle modalità di sorveglianza di massa che vengono attuate tramite intelligenza artificiale in Cina. Tra questi due grandi colossi, l'Europa con 20 miliardi di investimenti all'anno previsti ogni anno da qui al 2020 e con una regolamentazione che, appunto, come vi ho fatto più volte presente, è basata sul rispetto dei diritti dell'uomo. Tuttavia noi nel mondo abbiamo tra i primi 100 istituti di ricerca, 32 sono in Europa. Quindi abbiamo un elevato livello di competenze nella ricerca sull'intelligenza artificiale. E inoltre noi siamo leader mondiali nella robotica, nell'applicazione degli algoritmi ai robot. E questo comunque può essere un vantaggio per, tra virgolette, sviluppare questa diffusione, quindi la commercializzazione dei nostri robot nel resto del mondo. Il libro bianco sull'intelligenza artificiale è stato un po' una risposta a questi temi. Da un lato la Commissione ha detto: noi dobbiamo rafforzare questo ecosistema dell'eccellenza, far sì cioè che il sistema europeo si basi sulla ricerca, l'innovazione, sui network delle università e sia rivolto al benessere dei cittadini, e che, per il quale anche le imprese devono fruirne, e dall'altro l'ecosistema della fiducia, che composto da quei sette elementi che vi ho veramente sintetizzato, che sono le basi dell'intelligenza artificiale etica secondo l'approccio europeo. Questo è un elemento su cui sentirete sempre più parlare, perché il libro bianco sull'intelligenza artificiale è in una fase, per così dire, di revisione, e nei prossimi mesi ci sarà un passo ulteriore avanti della Commissione. Allora, terminato questa parte, veniamo alla fine con la quinta parte di questa mia presentazione, che si sofferma su un programma Digital Europe e una strategia Digital Compass. Brevemente, questo programma, che tra l'altro è stato definitivamente approvato ieri, quindi cade, come si dice a Bruxelles, cacio sui maccheroni la nostra presentazione. Questo è il super programma sul digitale, ne sentirete sempre parlare, sempre più, che come vedete finanzia 5 grandi aree. Ve le
ve le leggo: il supercalcolatore, l'intelligenza artificiale, la cyber security, le competenze digitali avanzate e poi la gestione nell'economia della società dell'intelligenza artificiale. In questa slide vi lascio anche dei riferimenti a come questi temi del digitale sono finanziati anche da altri programmi europei, Connecting Europe Facility, InvestEU, i fondi strutturali, Horizon Europe, il Fondo Sociale Europeo Plus, sono tutti termini che penso conoscerete, programmi sui quali che sono partiti tra l'altro da poco, e quindi anche questi programmi supportano questi grandi pilastri della costruzione dello spazio digitale europeo. Quali sono questi cinque pilastri? Ve l'ho già delle evidenze in questi appunto cinque slides. Il supercalcolatore, ve l'ho già detto, è stato avviato certamente e l'ha già vinto, diciamo, il bando, un insieme di soggetti, ma comunque nascerà a Bologna. Questo consentirà di espandere tutta una serie di tecnologie, perché il supercalcolatore può fare tante cose. In sintesi, un supercalcolatore può avere migliori capacità predittive sulla meteorologia, un supercalcolatore ha delle capacità predittive sui terremoti, della Commissione europea di sostenere reti di ricerca sull'intelligenza artificiale, reti che supportino anche le imprese, promuovere l'accesso anche ai dati sicuri che verranno sempre più raccolti. La cyber security, appunto, che è poi la chiave di chiusura di questo processo, perché noi dobbiamo sostenere insieme agli stati membri tutta una serie di anche di prodotti legati alla cyber security. Noi abbiamo una industria della cyber security che va sostenuta, quindi bisogna diffonderla e rafforzarla di più. Bisogna supportare anche la formazione in materia di cyber security, bisogna aiutare gli stati e anche il settore privato ad avere un livello sempre più elevato nella sicurezza dei propri sistemi e delle proprie reti informatiche. Non abbiamo il tempo di raccontare come purtroppo gli attacchi informatici avvengono costantemente anche in settori della pubblica amministrazione molto gravi, con esfiltrazioni di dati e ulteriori conseguenze sulla sicurezza anche dei propri dati personali. Le competenze digitali avanzate significa gestire le master, investire nelle università, investire nella ricerca in materia di digitale. Sempre più è necessario, anche per, soprattutto vorrei dire per l'Italia, accedere ad un lauree STEM, che siano lauree insomma per il mondo, diciamo, scientifico, ma in particolare il mondo delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. E questo, anche in questo, la Commissione europea aiuta. E poi infine preparare, in sintesi, la società all'impatto di queste tecnologie, quindi aiutare gli stati membri a gestire, avere una governance del digitale, offrire anche dei modelli a cui riferirsi, costruire reti, poli di innovazione digitale a livello europeo, fornire l'interoperabilità dei dati in tutta l'Unione Europea, a livello europeo. Comprenderete bene che oggi la tessera sanitaria europea, se fosse anche col microchip, avendo questa anche la nostra situazione clinica, potrebbe essere assolutamente un grande vantaggio laddove sfortunatamente ci trovassimo in giro per l'Europa e dovessimo avere bisogno di cure. Beh, in quella tessera ci sarebbero tutti i dati che verrebbero eletti non soltanto nel nostro paese, quando mai arriveremo a questo, cioè già dobbiamo arrivare a questo, ma anche negli altri paesi. Questo è un tema su cui l'Unione Europea sta lavorando, cioè l'interoperabilità dei dati. È fondamentale. E insomma, è qui solo per darvi alcune idee. Chiudiamo, vengo verso la chiusura. Il decennio digitale europeo, gli obiettivi digitali per il 2030. Questo è un documento strategico, si chiama così, ma per voi che siete amministratori assolutamente utile, perché voi dovete tenere presente che in qualche modo dovete declinare queste grandi strategie anche a livello nazionale, lo fanno
dove lo farà il governo italiano, ma anche a livello regionale, a livello provinciale, a livello comunale. Il decennio digitale europeo definisce 4 grandi obiettivi digitali dell'Unione Europea, da qui al 2030. L'Unione Europea ha preparato una roadmap con degli obiettivi annuali di raggiungimento. Skills, competenze, dobbiamo lavorare sulle competenze, sulle infrastrutture, sulle piccole e medie imprese e sulla governance e sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione. Che significa skills? La Commissione Europea ha posto degli obiettivi ben precisi. Dobbiamo raggiungere 20 milioni di specialisti in ICT perché ce ne sarà bisogno da qui al 2030, quindi raddoppiare da qui, siamo molto al di sotto, il numero di personale, perché le previsioni vedono appunto la necessità di quello che si chiama il gap, il shortage di manodopera digitale in Europa, pari a oltre, complessiva di oltre 20 milioni di persone. Bisogna portare almeno all'80% dei cittadini ad avere competenze digitali di base. Questi sono i due grandi obiettivi. Per quanto riguarda le imprese, fa sì che almeno il 75% delle imprese utilizzino il cloud, utilizzino l'intelligenza artificiale e quindi i big data. Oggi è possibile per un'impresa piccola, è impossibile per un'impresa piccola utilizzarli in quanto tale, ma la tecnologia consente di avere piattaforme in cui praticamente un'impresa può entrare, mettere una sua idea, un problema, e la piattaforma fornisce quegli strumenti, l'algoritmo per risolvere il tema oppure lavorare su un servizio o quant'altro. Quindi l'accesso a queste piattaforme è già realizzato, ma bisogna utilizzarne sempre di più. Bisogna aumentare il livello, certo investire sulle startup, ma renderle unicorni significa che almeno facciano un miliardo di fatturato l'anno e quindi siano competitive a livello europeo per poi diventare competitivo a livello mondiale. Noi abbiamo eccezionali competenze scientifiche, abbiamo una straordinaria rete di imprese, ma dobbiamo far sì che anche le start-up vadano non soltanto a livello nazionale, siano a livello europeo, ma poi possano anche competere in prospettiva con il livello, con la globalizzazione, i grandi player globali. Avete sentito qualche giorno fa Israele che ha nel suo interno riuscito a creare oltre 20 unicorni, società, cioè da un miliardo di fatturato. Questo è per un paese da 1,5 milioni di abitanti, una grandissima, un livello di competenze straordinarie. Per chiudere, ovviamente noi vogliamo, e questo è un grande tema che comprenderete bene voi, la digitalizzazione dei servizi pubblici, cioè noi vogliamo, la Commissione Europea ha chiesto agli Stati di rendere il 100% dei servizi pubblici, quindi avere la pubblica amministrazione, sul proprio cellulare, o comunque avere tutti i certificati interoperabili, eccetera, eccetera. Una sanità online, quindi cartelle cliniche disponibili al 100%, e poi definire bene anche l'identità digitale o l'utilizzo da parte dei cittadini della ID digitale. Noi in Italia abbiamo IO e lo SPID che consente di cominciare a raccogliere i dati e di identificarci dal punto di vista digitale. E poi infine le infrastrutture digitali sicure, connettività, banda larga, semiconduttori, grandi storage di big data, cioè il cloud, creare nodi sia centrali che periferici. E poi l'ultimo, l'orizzonte di tutto questo è il computer con accelerazione quantistica. Sembra di entrare nella fantascienza, in verità è una tecnologia già pronta. Il computer quantistico insieme al 5G cambierà il mondo completamente, perché, per dirvela in estrema sintesi, il computer quantistico ha una capacità di accelerazione computazionale elevatissima, con un principio diverso da quello binario su cui si basano tutti i computer attuali. Saprete, oggi i computer lavorano su un principio 0-1-1-0, ripetuto in maniera esponenziale,
però su questo dato 0110 nascono tutti i vari altri dati, bytes di volta in volta. Il futuro è invece il qubit, che è da 0 a 1, e quindi è in qualche modo una sorta di esponenziale capacità di calcolo. Voi direte a che cosa ci servirà? Beh, ad esempio, un computer quantistico può spaccare qualsiasi password in pochissimo tempo. Questo significherà problemi per chi, cioè problemi. Chi arriverà per primo ad avere questo computer quantistico avrà un enorme potere. Se è una, diciamo, struttura positiva, ne farà del bene, ma se è una struttura, come dire, negativa, che ha intenti negativi, beh, potrà spaccare le password di una banca, potrà entrare in qualsiasi sistema. Questo è un problema dal quale poi sta nascendo un altro, come risposta, che è la crittografia, cioè avere password che possano anche essere impermeabili ai computer quantistici. Quindi nasceranno anche in questo senso nuove tecnologie. Allora, spero di non essere stato troppo generico, perché i temi sono, diciamo, da un lato molto tecnici, e rischi, tecnicamente non sono un tecnologo, io tra l'altro non mi occupo da un punto di vista tecnico di questi temi, me ne occupo come Commissione Europea, quindi nell'ufficio in Italia stiamo cercando di svolgere quella che è un'attività di anche alfabetizzazione sui temi della Commissione Europea. Quello che ho cercato questa mattina di darvi è spiegarvi come l'Europa sta lavorando su questi temi, le strategie europee appunto dei dati, dell'intelligenza artificiale, ma ci sono strategie europee in materia di blockchain, di cyber security, c'è la strategia europea sulla cyber security che è nata a dicembre. Ecco, quindi il mio spero intento era di, spero realizzato, di darvi comunque un overview, non certamente posso essere esaustivo di temi che sono, come vedete, di grande impatto, di cui si dovrebbe parlare un po' di più rispetto ad altri, perché diciamo il dibattito è un po' racchiuso tra i tecnici, soltanto. Infatti la difficoltà è trovare un punto di mediazione che non sia solo o la generica, generico considerazioni su questi temi, o è un punto di mediazione con quello che invece lavora, lo scienziato che lavora su questi temi. Allora, se diciamo, c'è qualcuno che può vuole insomma, farmi domande, sono disponibile, proverò a rispondere sul momento. Se non riesco, mi perdonerete, risponderò per email, insomma, cercherò di darvi mettere a disposizione le mie competenze, ovvero vi indirizzo a chi può darvi una risposta più adeguata. Grazie.